L'inizio dell'anno scolastico segna l'avvio di una nuova e affascinante avventura culturale e umana, ricca di attese e di speranze. L'anno scolastico può essere paragonato all'inizio di un viaggio con nuove sfide, nuovi impegni, nuove conoscenze e nuove amicizie. I protagonisti di questa avventura sono gli insegnanti, sono i genitori, il personale non docente e i ragazzi. Gli insegnanti, innanzitutto, hanno il compito di trasmettere alle nuove generazioni non solo il sapere delle varie discipline, da quelle letterarie e storiche a quelle scientifiche e tecniche. Essi, più che comunicare delle nozioni, devono stuzzicare la fantasia, devono stimolare la voglia di conoscere, di apprendere, educare. Deriva dalla educere, che significa tirar fuori. Quindi più che riempire e sviluppare il desiderio di conoscere, di imparare. La scuola ha come missione di educare al vero, al bene e al bello. Queste tre realtà sono intrecciate tra loro. Se si educa al vero, si educa anche al bene e al bello. Se si educa al bene, si educa anche al vero e al bello. Se si educa al bello, si educa anche al vero e al bene. Protagonisti sono anche i genitori. Essi non parcheggiano i figli a scuola, ma discretamente li seguono, li accompagnano. Famiglia e scuola sono complementari, devono collaborare per la crescita integrale dei ragazzi. Un proverbio africano dice che per educare un figlio ci vuole un villaggio. Questo vuol dire che nell'educazione entrano in gioco molteplici persone e molteplici fattori. Altro protagonista sono gli operatori scolastici che collaborano per il buon andamento della scuola e a renderla sempre più accogliente e funzionante. Infine, protagonisti sono soprattutto gli studenti, dai bambini ai fanciulli, ai ragazzi e ai giovani. Essi devono frequentare con gioia ed entusiasmo. La scuola è luogo di incontro e di socializzazione, apre la mente e il cuore alla realtà. A scuola bisogna imparare ad imparare. L'anno scolastico è una preziosa opportunità per sviluppare le personali potenzialità di ognuno. La società di oggi ha bisogno di uomini e donne preparati e competenti, umanamente formati e professionalmente capaci, in un tempo segnato dal fenomeno epocale delle migrazioni. Possiate essere nelle vostre classi e tra i vostri compagni i testimoni della cultura, dell'accoglienza e della solidarietà. Non cedete alla tentazione dell'egoismo, dell'indifferenza, della pigrizia, del bullismo e della violenza nelle sue varie forme. Nella scuola ci sono certamente dei problemi, ma amiamo la scuola e partecipiamo attivamente e responsabilmente. Auguro a tutti voi, docenti, genitori, operatori della scuola e studenti, un sereno, felice, costruttivo ed arricchente anno scolastico. Vi accompagni la celeste protezione della Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, e vi incoraggi anche il mio affetto paterno e la mia cordiale benedizione. Buon anno.